E proprio nell'ottica, nella direzione, penso, dell'esperienza sensibile, dell'esperienza artistica, anche come esperienza del fare, e quindi come gioco con i materiali, con i colori, con gli strumenti, credo ecco, che questa sia stata una delle cifre dei laboratori di Alessandro Sanna, a cui io lascio volentieri la parola. Alessandro Sanna, lo conoscete tutti, è uno straordinario illustratore, vincitore 3 volte del premio Andersen nel 2013, con Fiume Lento, un splendido Silent Book, e candidato per il 2016 al premio internazionale Andersen, e docente all'Accademia delle Belle Arti e illustratore di libri di grandissimi autori del passato e del presente. Siamo molto onorati, insomma, della sua presenza. Io a lui lascio volentieri la parola perché ci racconti la sua esperienza qui al Festival. Grazie. Sono stato trattato come un principe dalla mattina alla sera. La parte umana è stata quella più forte, poi c'è stata la parte della cucina altrettanto forte, quindi è stata un'ubriacatura di cose belle. E che mi porterò via, che adesso avrò il mio bel da fare per elaborare, perché poi mi sono buttato in questa avventura di mano felice che qualcuno ha detto giustamente l'altra sera quando ho fatto l'incontro, di grande coraggio. Io non so se sia coraggio, preferisco chiamarla disponibilità. La disponibilità nel chiedere aiuto, nel chiedere complicità, nel chiedere di fare qualcosa all'altro, cioè praticamente con l'altro è quello che sta di là dal libro, che sia di qualsiasi parte, di qualsiasi età, di qualsiasi modo di vedere il mondo. E quindi questo progetto di Mano Felice, per qualcuno, perché lo so, ma anch'io me lo posso dire da solo, sembra una cosa, tra virgolette, poca cosa. In realtà sono pochi segni, sono suggerimenti lievi, silenziosi, ad un'autogestione, insomma, questa è una... Lo so, è una richiesta mia, è una così un mio chiedere ambiziosamente proprio di potersi autogestire con il disegno, con il racconto, con le storie. Non certo un intrattenimento, io non voglio intrattenere con i miei libri, non voglio intrattenere con i miei laboratori. Non ho fatto un laboratorio uguale all'altro in questi giorni. E anche questo potrebbe sembrare strano, ho sbagliato molti passaggi, ma perché io mi definisco comunque un autore da bagnasciuga, cioè nel senso che io amo stare in un posto completamente primitivo e usare degli strumenti poverissimi che possono essere cancellati dalle onde del mare, quindi ogni volta bisogna ricrearli. Che sia io, che sia qualcun altro vicino a me, la mia è una richiesta importante che ha bisogno di un'azione. E quindi sono sì illustratore, sono sì autore, progetto, costruisco la comunicazione del libro in toto, ma anche mi piace lavorare con gli autori e qua in questo festival, quando anche gentilmente Milena mi ha invitato, io, perché è già da un po', però questo ce lo siamo già detto, subito io ho detto no, perché venire lì a mettere in cornice degli originali a me non va, e quindi alcuni di voi si sono anche chiesti ma che mostra è quest'anno? Cioè ci sono 2 tavole incorniciate, poi ha disegnato sui muri, c'è un rotolone bianco, cosa devo fare? Ci sono pannelli stampati, cioè perché non ci sono degli originali o comunque perché
uno che ti fa fiume lento, perché non metti in mostra quelle tavole lì che possono essere artigianalmente più, ma anche per, insomma, con gli occhi, per il cuore, più appaganti? Devo fare delle scelte. Io ho appunto, ecco, insomma, ecco, scelto di aprire un mondo mio che è, almeno per me, molto entusiasmante, che è quello di una ricerca appunto del primitivo, dell'essenziale, dove non sono da solo. Io poi in quest'ultimo libro ho fatto una cosa che mi dà un piacere immenso, non mi sono posto come autore ma come assistente. Tanti mi hanno detto: ma perché ti togli? No, in realtà io non mi tolgo, mi metto dentro proprio, mi metto dentro al segno, mi metto dentro al gesto del bambino, ed è una parte che io ho voluto aprire. E a Foggia ho provato ad organizzarla bene, quindi con una mostra, con dei laboratori, con delle richieste che ho fatto ai singoli bambini, perché li ho incontrati e quasi uno per volta ho messo una mano sulla spalla, gli ho messo un pennarello in mano e ho chiesto di fare delle cose. Poi in questi ultimi giorni ho anche provato a fare i laboratori senza parlare, e giustamente Sergio, anche lui, mi ha detto: ma qui ci sono delle cose che vanno, delle cose che non vanno. Assolutamente, cioè, io sono inesperto, sono perennemente inesperto, sono perennemente, come dire, uno che fa l'autodidatta poi, no? E quindi, ecco, cerca, sbaglia strada, fa delle cose che a volte mettono a disagio anche le situazioni. Cioè, nei miei laboratori vedevo anche dei maestri che erano un po' a disagio perché non mi vedevano parlare, vedevano i bambini che facevano un po' di confusione perché non avevano delle direttive precise, erano un po' confusi. Però anch'io sono confuso, anch'io non so bene cos'è questa cosa, anch'io questo mano felice non ho ben capito. Poi l'ho chiamato costantemente, tutte le volte, e chiamo, questo non arriva, non viene. Però questo è il mio lavoro, cioè chiedere, e spesso non si ha risposta, non viene nessuno. Ecco, sì, è un aspettare Godot, appunto. Anzi, poi nell'aspettare Godot c'è questa scenografia di questo albero. Vabbè, l'aveva fatto Giacometti, quindi c'è anche questa cosa qui. E io chiedo di fare gli alberi, chiedo di disegnare gli alberi, chiedo di disegnare al bambino degli alberi come li sa fare lui. Anzi, ecco, dico: prova a disegnare un albero come solo tu lo sai fare. E questo va, perché dice: sì, ok, questo qui è il mio albero. Però al secondo bambino chiedo: prova a trovare un altro modo, che quello che diceva Alberto Munari di suo padre. Cioè, lui andava dal suo grande padre a dire: guarda papà, che cosa ho fatto. E sto grande papà diceva: non bello, brutto, diceva: prova a farlo in un altro modo. Ecco, ed è quella cosa che mi è entrata anche a me, cioè non c'è il bello o il brutto, cioè prova a farlo in un altro modo. Quindi ci vuole coraggio, ma soprattutto, ripeto la parola iniziale, disponibilità, che è quella che ho anche avuto io dai foggiani, ma non solo, dalla Puglia sono partito da Lecce, quello da giù, per venire su, e ho trovato persone meravigliose, e infatti io non andrei più via, cioè, nel senso, io starei qua, però ho famiglia e ho anche tanto lavoro che mi aspetta sul tavolo, e quindi io vi ringrazio veramente per tutto, ringrazio tutti quanti i bimbi, le maestre che hanno portato pazienza, perché so che hanno sentito un po' di imbarazzo nello stare anche con me nei miei laboratori, perché non c'erano delle precisazioni, non c'erano delle indicazioni. Gli stessi bimbi che mi chiedevano a me: com'è? Ho detto: ma com'è? Secondo me tu l'hai fatto in un modo molto interessante, ma anche l'altro vicino a te l'ha fatto in un modo interessante, ma soprattutto Mano Felice non l'ha fatto meglio di te. Mano Felice non disegna meglio di voi,
Mano Felice è un modo parallelo al vostro per poter giocare con il disegno. E questo spero sia passato, magari non è subito comprensibile, ma ve l'ho detto, anch'io sono lì che devo capire bene cos'è questa roba. Grazie.